Amici di montediprocida.com, questa sera al Laboratorio delle Arti, serata particolare dal titolo particolarissimo, Paurosamente Insieme, con l'associazione La Mano Franca di Pippo Coppola e tanti altri amici. Erlisiana, questa serata raccontaci qualcosa. Allora, questa serata nasce da un'idea di un teatro come forma di aggregazione, quindi non solo come forma di arte, ma soprattutto per far sì che ognuno di noi possa superare le proprie fragilità relazionali. E quindi è nato con un piccolo gruppo di soci e di persone, insomma, a noi molto vicine, e poi via via si è allargato sempre più con la collaborazione degli amici di Arché, degli amici del gruppo di ballo Tersicore, di Geppino Scamardella, dei bambini del dopo comunione della chiesa di Rione San Giuseppe, e quindi ne è nata veramente una cooperazione sinergica. E quindi noi stasera andiamo in scena. Non sarà forse una commedia tecnicamente perfetta, però l'obiettivo credo che sia stato raggiunto, perché andremo in scena con il sorriso. Un'allegra corrida che andrà dai 5 anni sino... Gli over 40, i diversamente giovani, diciamo. Bene, bene, allora non ci resta che andare a scoprire chi sono questi diversamente giovani. Dai. Lei è un diversamente giovane? Io sono giovanissimo, scusami, meno... No. Sì, noi partecipiamo a questa serata, noi stavamo a Hollywood, giusto Mazzella? Certo, abbiamo preso un volo direttamente per Monte di Procida. E ci hanno chiamato per venire a fare questa serata così da Hollywood, dice, voi che siete dei grandi attori, mia figlia mi fa le smorfie, prego. Il vostro agente? Il vostro agente. Sì, 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 vabbè, non l'abbiamo fatto gratis per l'ONUS, perché... Fatto bene. Sarà la prima e l'ultima volta, però, questo fatto qua. Infatti non vediamo l'ora di fare la prima, così sarà l'ultima. Quello sicuro. Che dire, allora, da Hollywood al Laboratorio delle Arti, un ponte perfetto. Perfettissimo. Non è, insomma, diciamo, non so che non dire, comunque non è tutto a posto, diciamo. Non ci sono parole per raccontare l'emozione di questo momento importantissimo. Sì, perché siamo stati in questi giorni con tantissime prove, tantissimo lavoro per dare il meglio di noi stessi, e quindi ora siamo sfiniti, non riusciamo più a trovare le parole giuste. Toto, fai vedere l'Oscar, caccialo fuori. L'Oscar. Ma sarà una sorpresa, non sveliamo tutte le nostre carte così. Io sono chiaramente della polizia dell'ospedale, e quindi tutto a posto, tutto bene, ok, va bene. Abbiamo detto tutto, adesso in macchina per Aversa. Per Aversa. Va bene? Tutto a posto. Ci riportano ad Aversa. Ci riportano ad Aversa. Vabbè.